Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Bene ragazzi, sono tornata con un nuovo video Kit Slime. Ed era da un botto di tempo che non ne facevo uno. Ho trovato questo che secondo me è fichissimo, perché è molto particolare. L'ho trovato su Amazon. Lo sapete che tutte le cose che compro le compro su Amazon. Voglio specificare una cosa: molte persone dicono Yolanda, mia mamma, mio papà non mi fa comprare. Ragazzi, Amazon è comunque sicuro. Se volete provare, provate almeno una volta, vedete se vi sta bene, ma vi posso garantire che comunque è sicuro. Compro sempre io, tutti i giorni praticamente, ed è sicuro, non è una sponsorizzazione, ma è solamente per aiutarvi ovviamente nel trovare le cose, perché altrimenti poi dite che le cose non le trovate e le cose che prendete per fare gli slime non vanno bene. Ma Slime Magic Mixer, fai da te DIY. Contiene glitter, profumi, paillette e gemme. La scatola è molto grande e questo è quello che troviamo all'interno. Eccolo qui, è arrivata un po' tanto ammaccata, non so se si nota, grandi corrieri. Questo è quello che troviamo dentro: colla, attivatore, due pipette, due boccette. Questo è il mixer, adoro. Poi glitter, contenitori, tante cose, bla bla bla. Apriamo, è una scatola gigantesca. Wow, olè, bam bam bam. Boom! Eccolo qui. Wow! Ci sono le istruzioni! Che sono in italiano! Wow! Ah, che bella questa cosa con le istruzioni, con immagini e anche spiegazioni. Ci piace. Allora, togliamo tutto gradualmente. Qua c'è tutto. Vedete? Dentro la bustina. Qua ci sono le due pipette. Bello slime! Ah, ci sono colla trasparente. Ma ce ne sono due di colle trasparenti! Questa cosa ci piace. Colla trasparente, clear glue. Guardate qua, che bello. E poi c'è l'addensante. Voilà. E ci sono altri due mixer. Vado ad appurare e vedere se ci servono le batterie. Però se ci servono le batterie, ai ai ai, dovrebbero includerle. Ai ai ai, mannaggia. Vedete, queste sono tutte le cose che ci sono dentro. Vado a vedere le batterie. Ok ragazzi, sì, ci vogliono le batterie. E sono queste qua, normali, quelle grandi, quelle che si usano praticamente sempre. Allora, ho messo le batterie. Vado a chiudere. E vediamo. Sì, funziona. Per fare le cose come si deve, prendiamo le istruzioni e seguiamo le istruzioni. Misura 30 ml di colla trasparente. Sì signore, misuriamola. E misuriamo 30 ml. Mamma mia, ma è super liquida sta colla, non me l'aspettavo. Ha un finish trasparente, sì, ma è leggermente giallina. Mi sbaglio o è così? Ditemelo voi, non lo so. Poi, cosa ci dice le istruzioni? Versa in una provetta. La provetta. misura 10 ml di attivatore, aggiungilo alla provetta. Ok, va bene. Allora, prendiamo la provetta viola. Ma adesso noi seguiamo le istruzioni, ma possiamo andare anche di testa nostra. E l'attivatore, cosa ci dice? Di mettere 10 ml di attivatore. Va bene. Non è un ASMR, Yolanda, ok. Wow! Oddio, era chiuso. Ma che cavolette di Bruxelles mi dite? Ok. 10 ml di attivatore. Dov'è? Dove sono? Non lo vedo più. Eccolo. 10 che è proprio lì, scusatemi ma devo vedere perché altrimenti veramente non vedo una cippa lippa. Ok. Ah, c'era anche il rosa, non l'avevo visto il rosa. Mettiamolo. Ma mi sa che già si sta, guardate, c'era la colla dentro e si stava addensando. Poi cosa ci dice? Aggiungi una goccia di pigmento, glitter e tutto ciò che voi vogliate all'interno. Allora andiamo a mettere il profumo al limone. Sa un po' di profumo di per piatti. Poi mettiamo i glitter azzurri. Vediamo così. Vedete? Dentro com'è? Mettiamo le paillette. Ok. E mettiamo una goccia di colore verde. Oddio, ma una goccia, eh? Ok. E adesso è arrivato il momento di mixare. E con quale spatola mi dice di mixare? Con questa. Mi dice di mixare con questa. Ok? Vediamo un po'.
Sta funzionando, ma come se non riuscisse tipo a reggere. Oddio. Oddio, allora. Lo slime è come se fosse riuscito. Prendiamo la pipetta. Vedete all'interno com'è? Facciamo una cosa. Prendiamo la pipetta. Qua poi cosa ci dice però? Di prendere prima un contenitore di questi che abbiamo trovato stesso nella confezione. Di versare il contenuto della nostra boccettina qui all'interno del contenitore. Ok? Io lo vedo molto liquido. Non mi sbaglio per niente, mi sa, eh? Il risultato, mettendo solamente 10 ml di addensante, è questo. Molto appiccicoso, ma nell'immagine lui ci dice che deve essere proprio così. Sbizzarrisciti e crea varietà di slime che preferisci. Glitterato! Oh, no! Dio, ragazzi, no, è troppo appiccicoso. Allora, facciamo una cosa. Mamma mia! Mettiamo altro addensante. E voilà! Anche perché la colla è molto gelatinosa, molto densa, molto gooey, ve l'ho detto. Ecco qua, questo più o meno è lo slime. Ah, mo sì! Anche se è praticamente jelly, gelatinoso, però almeno è venuto. Cioè, cavoletti di Bruxelles. Troppo, guardate ragazzi. Prendiamo sempre la provetta. Questa volta metto un po' più di colla del previsto. Ne mettiamo un bel po' di colla. Mettiamo il profumo ai frutti, ne metto proprio abbastanza, e poi i colori sono molto liquidi, vedete? È tutto così liquido che è veramente molto strano. Per restare in tema, mettiamo questi, ce li mettiamo tutti, andiamo a cambiare il nostro, ok, gira, e mettiamo questa, metto la paletta, che forse è meglio. Allora, inizio già a mescolare. Mettiamo il mio di addensante e mescoliamo. Oh! Guardate, davvero molto molto liquida e molto appiccicaticcia. Strana come colla, perché è davvero liquidissima. Mi sembra che anche una volta, quando provammo il kit della Nice Group, era sempre così. Era sempre così liquida, ve lo ricordate? Io non mi ricordo tanto bene. Voi che avete una memoria più vivace e forte della mia, sicuramente vi ricorderete. Allora, facciamo una cosa, togliamo le cose dalla paletta. L'idea è molto carina, di per sé l'idea è veramente carinissima. Però è il materiale, perché vedete? Vedete qua? Comunque l'idea è molto bella, cioè, di per sé. Però è la roba dentro che... E cerchiamo di addensare all'interno di questo. Va bene. Mischio un po'. E voilà. Eccolo qua. Voilà. Oh, questo qua è venuto meglio rispetto all'altro. Mi piace. Questo è venuto meglio, raga. Aspettate, vado a fare ancora un mix di addensanti, un altro pochettino. Però l'unica cosa che le perline fuggono dall'interno, ma non è che ci interessi più di tanto. Comunque, eccolo qua. Questo slime è venuto decisamente meglio rispetto a quello là verde che abbiamo fatto all'inizio. Oh, ci piace. Però fuggono le però, bello. Mi piace. Fuggono queste perle. Queste paillette, questi cristalli. La consistenza è sempre molto gelatinosa, barra mucosa, come si può dire? Non lo so. Ma è venuto decisamente meglio anche rispetto a quello di prima. Ma resta sempre appiccicata le mani. Adesso non so se è perché ho le mani sporche o altro, ma resta un pochino appiccicato. Questo è venuto proprio molliccioso. Adesso non so se bisogna farlo assestare, cosa che probabilmente deve essere. Infatti sì, perché assestandosi è venuto decisamente meglio. Abbiamo provato insieme questo nuovo kit della Nice Group per fare lo slime. Fatemi sapere se questo kit vi è piaciuto. Come sempre ho fatto un macello, vedete? Dove c'è Yolanda c'è macello. Quindi
Cioè, nel senso, ragazzi, voi lo sapete che io sono una pasticciona e io sono veramente così normalmente, ve lo può dire anche Daniele, che qualsiasi cosa io tocchi si trasforma in guaio e in pasticcio. Che cosa bella. Va bene, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia divertito, che vi abbia strappato anche un sorriso vedere me nei miei disagi. In descrizione trovate il link del mio nuovo libro Magic Q, il potere degli slime, che esce in tutte le librerie dal 20 di settembre, ma potete preacquistarlo comunque da Amazon. E vi ricordo le date dei miei nuovi firmalibri, le trovate all'inizio del video. Vi mando un bacio e un abbraccio e come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video e più tardi alle ore 18 con un altro video. Bye bye!